Vietare ad un giovane di andare là dove lo chiamano le sue passioni è quasi impossibile. Per quanto semplice questa verità, risultò a lungo inconcepibile agli occhi dei miei genitori. Una volta tornato a Saint-Thomas, dopo gli studi a Passy, seguii il consiglio di Monsieur Savary e cominciai ad esercitarmi con dedizione. Disegnavo dalla natura in ogni momento libero. Ero un osservatore semplice e sincero, e la mia passione si nutriva della vita quotidiana dell'isola, della terra e degli uomini che la popolavano, della sua stessa materia. Inconcepibile intenzione, il voler essere pittore, pronta a tramutarsi in aperto oltraggio agli occhi della mia famiglia, nel momento in cui decisi di partire con Fritz Melby alla volta di Caracas. Era per me il lucido e necessario rifiuto di una solida vita borghese, vita che non mi apparteneva allora, né mi sarebbe appartenuta mai. Loro presero questa scelta precisamente per ciò che era, di conseguenza, nel peggiore dei modi. Non era pure semplice ribellione. Volevo conoscere le verità fondamentali della terra e della sua gente. Il modo di essere di ognuno di noi presenta più aspetti. Troppo spesso diamo più importanza alla superficie che alla sostanza e giudichiamo alla leggera. Che io parli di uomini, di artisti o di un quadro, poco cambia. Talvolta la superficie può sembrare completa fin dall'inizio, ma in realtà manca la padronanza delle sensazioni e non si arriva alla vera sostanza. Di qui l'errore. Certe nature sono molto lente a comprendere la propria superficie e hanno bisogno di tempo per acquisirne piena padronanza. È il pericolo minore per l'artista. Non bisogna proprio preoccuparsene. È meglio approfondire la sostanza. Ed è quello che ho fatto. C'è materia e sostanza nel pittore come nella natura. Ho cercato nella natura materia che sapesse rispondere alle mie sensazioni in superficie e alla mia sostanza in profondità, per perfezionarle entrambe. Ho cercato il mio stile, la mia strada. Inutile cercare l'abilità, questa arriverà un giorno. Del resto non serve. La bellezza non sta lì. Occorrono costanza, volontà e sensazioni libere, spoglie di ogni altra cosa che non sia la propria sensazione. Quando si è bravi si fa quel che si vuole, ma forse è un errore.